Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Queste sono le parole del profeta Isaia, parole che sintetizzano la situazione appunto dell'uomo e la grande gioia della nascita del Salvatore. Quante persone ancora oggi si trovano in queste tenebre, in queste ombre tenebrose. Pensiamo a coloro che rifiutano Dio, a coloro che lo ignorano. Ma spesso anche noi cristiani viviamo in queste tenebre, quando ci manca la speranza, quando non guardiamo in alto, non riusciamo a vedere con gli occhi della fede questa grande luce che è il Signore che viene. Il grande mistero dell'incarnazione. Dio che si incarna, che si fa uomo. Allora ecco che la nostra vita deve essere riflesso di questo amore di Dio. Anche noi dobbiamo incarnare Dio nella nostra vita, nelle nostre azioni. E allora siamo chiamati anche a preparare nel nostro cuore un presepio che sappia accogliere tutti coloro che hanno bisogno di umanità. Allora chiediamo al Signore che questo Natale sia per noi un Natale di rinnovamento, un Natale in cui ci incamminiamo guardando questa grande luce verso il Signore, portando sempre quella gioia che è stata annunziata dagli angeli ai pastori. Vi annunzio una grande gioia e questa deve essere anche la nostra gioia da condividere con tutti i nostri fratelli, con tutte le nostre sorelle. A tutti voi un buon e santo Natale.